Impossibile non parlare delle vicende giudiziarie che l'hanno colpita, sindaco, ci dettagli. Sì, questa persona continua a fare denunce e su queste denunce, evidentemente più di 100 denunce, alcune sono state prese in esame e sono andati avanti, poi sono semplicemente partiti dei procedimenti che devono ancora, uno deve ancora iniziare, l'altro è in fase dibattimentale, quindi non vado certo a commentare, ci sarà tutto il tempo per vedere se quello di cui sono accusato sarà vero o no. Io sono tranquillo, ho sempre agito nell'interesse della pubblica amministrazione, chi mi conosce lo sa da sempre e quindi ho la massima fiducia. Abbiamo la possibilità di dimostrare di essere a posto e vedremo, cioè il dibattimento è lì. Poi è logico che ognuno fa la sua parte, cioè la procura riceve delle segnalazioni, è obbligata ad andare avanti, ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe addirittura omissione di atti d'ufficio. E poi però c'è un dibattimento e vediamo, noi possiamo portare delle altre informazioni che magari possono oppure no, vedremo, ripeto, siamo in fase di dibattimento, non è giusto fare alcun tipo di commento, io posso solo dire che io sono sereno e tranquillo. Ecco, quindi lei non ha assolutamente commesso questi reati, di cui insomma, ipotetici reati? Ma io sono tranquillo e sereno, ci sono persone che devono giudicare l'operato, verrà spiegato tutto e poi ci saranno delle persone che giudicheranno e diranno loro se l'ho fatto o no, ma io sinceramente non sono preoccupato, ho molta fiducia nella giustizia, quindi non mi resta che aspettare che tutto questo iter si concluda, ci vorranno degli anni, sono già stato accusato anche di un reato che si chiama corruzione e sono stato prosciolto, non siamo arrivati neanche a dibattimento perché il fatto non sussiste, non hanno fatto titoloni, non hanno fatto niente, poi non ho detto nulla, le denunce ne ho ricevute tantissime e sono state archiviate praticamente tutte tranne un paio che riguardano comportamenti presunti con la vettura della protezione civile e un'altra vettura con Stato, ma al di là del fatto che di questi due procedimenti tutto il resto è stato sempre archiviato, tutto, e vi assicuro che di denunce me ne ha fatte tante di ogni tipo, quindi sinceramente sapendo che sono sempre i soliti noti, che sono sempre loro che battono, vanno a cercare le pieghe della legge, però io sinceramente ripeto, so di non aver commesso nessun reato nei confronti della pubblica amministrazione per quanto mi riguarda.